so bene. No, meglio sviluppare cose nuove, indubbiamente. Però una polemica, secondo me, che va smontata. Allora. Eh sì, io l'ho abbracciato. Tu io l'ho abbracciato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Hanno finito di suonare le campane di Santa Croce, quindi siamo puntualissimi a mezzogiorno, proprio preciso. Buongiorno a tutti, benvenuti. Io sono Gianluca Lelli, sono il capo area economico di Coldiretti e vi do il benvenuto a voi e a tutti gli amici che sono collegati in streaming per questo evento di presentazione della società Materagro, che abbiamo voluto ritagliare all'interno del villaggio Coldiretti qui a Firenze in piazza Santa Croce in occasione del G20 agricolo. Ovviamente oltre a voi ringrazio anche le persone che ci accompagneranno in questo scorcio di mattinata, partendo ovviamente dall'amministratore delegato di Novomo, dalla dottoressa Katia Bastioli, che ringrazio, che ovviamente è parte super attiva, il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini e il nostro segretario generale, dottor Vincenzo Gesmundo, al quale anche per recuperare tempo, per dare modo di poter approfondire bene i temi, vorrei passare subito la parola con una domanda molto semplice. Il perché di questa iniziativa, il perché di questa scelta, di questa alleanza così stretta con Novomont su un tema così importante per quello che riguarda ovviamente la sostenibilità della nostra agricoltura, del nostro paese e del nostro mondo. Bene, io ti ringrazio Gianluca, la domanda è molto pertinente tra l'altro quella che mi fai, perché potrebbe essere giusto che uno si domandi ma che c'è sta a fare qui la Coldiretti con Materagro, che è una società che sta sul mercato, come mai una grande forza di rappresentanza, di interessi delle grandissime, grandi, medie e piccolissime imprese deve in qualche modo cimentarsi in un'avventura imprenditoriale, in un rischio d'impresa. Normalmente nel nostro paese non c'è la condizione per cui chi rappresenta interessi va in qualche modo a legarsi con formule imprenditoriali che stanno sul mercato. La domanda è legittima, però la risposta è altrettanto chiara. La nostra risposta è che noi questo lo stiamo facendo già da tempo. E lo facciamo con grande sicurezza e con grande volontà di azione. Perché? Perché Coldiretti, che ha appunto questo grande dovere di rappresentanza, è, come dico spessissimo, la custode dei limiti delle istituzioni di questo Paese. E quando le istituzioni non riescono a poter, per esempio, regolare i mercati e fare in modo che delle imprese agricole non siano succube magari di logiche delle multinazionali nella gestione dei temi relativi all'approvvigionamento di mezzi tecnici, è giusto che Coldiretti, proprio perché custode dei confini delle istituzioni, entri in campo. Lo facciamo per Coldiretti? Assolutamente no. Noi lo facciamo per le nostre imprese, perché è doveroso per una grande forza sociale come la nostra, che sta cercando di, come posso dire, creare nuove traiettorie di futuro per le imprese agricole, doversi cimentare anche con logiche di mercato. Lo facciamo perché non possiamo consentire a nessuno che si continui ad essere succubi di logiche di mercato che non hanno regole. Siccome le regole non ci sono, siamo coloro che, dando molto fastidio, rompendo molto le palle, normalmente siamo considerati dei disturbatori seriali, ma ci prendiamo questa cosa, ci dicono che siamo arroganti per questo, io dico solo che siamo esigenti, che è una cosa diversa, non arroganti, siamo esigenti. Però detto questo, questo è il nostro lavoro. Questo è il nostro destino, quella che normalmente si chiama una mission. La nostra mission è creare piattaforme possibili da praticare da parte degli imprenditori agricoli. In questo caso è una piattaforma molto importante, perché stiamo parlando per esempio di materie plastiche. Stamattina mi suggerivano che, pensate, nel 2050 le materie plastiche nel mare peseranno più di tutti i pesci, dalle balene agli squali, dagli squali ai pesci che mangiamo,
tutti quanti messi insieme avranno meno peso negli oceani di quello che sarà il peso delle plastiche. Possiamo continuare così? Possiamo non porci delle domande? Possiamo come settore produttivo di questo paese non entrare a piedi uniti su questo tipo di problema? Ci stiamo entrando, poi sarà il nostro grande presidente, la grandissima Katia Bastioli, che ci daranno in maniera, torno a ripetere, puntuali, no? La caratterizzazione di questa società che stiamo mettendo in campo. Certo, la nostra presenza è una presenza, diciamo, buona, rappresentiamo una quota parte di questa impresa, ma piccola, perché è giusto che sia così, però è quella stessa quota parte che per esempio potrà orientare una cosa che già alberga nel cuore e nella testa di Katia, ma che è giusto che una società abbia un pungolo in questa direzione. Cari amici, noi siamo in piena transizione ecologica, qui dobbiamo capire una cosa: o subirla passivamente, dai temi delle energie a quella praticamente delle plastiche, delle bioplastiche e così via, o essere coloro che per nome e per conto degli imprenditori mettono la rete enorme di imprese italiane nelle condizioni di non essere soggetto passivo di questa transizione, ecologica. Questo è il pensiero della Coldiretti, e con questo pensiero affido nuovamente a te tutta la dinamica dell'incontro. Io mi alzo per permettere poi le proiezioni che serviranno a Katia per spiegare le cose. Grazie dell'attenzione. Grazie segretario. Penso che proprio questo aspetto di voler vivere la transizione ecologica in maniera proattiva e soprattutto di non subirla sia la risposta migliore sulla domanda. E adesso io cedo la parola all'amministratore delegato di Nova Monta, Katia Bastioli, proprio perché ci permetta di introdurci su quello che vorrebbe fare Materagro e sui prodotti, in parte sono anche qua esposti, su quali sono le sfide, i traguardi, gli obiettivi che questa società si vuole porre in questa visione attiva, proattiva e partecipata della transizione ecologica dell'agricoltura e del nostro paese. Grazie a tutti voi, grazie a Enzo per l'introduzione, a Gianluca, ad Ettore per aver dato la possibilità di creare questo tipo di iniziativa. Ecco, innanzitutto per me è un giorno estremamente importante questo, è un giorno importante per due motivi. È un momento d'arrivo di una collaborazione che è nata tantissimi anni fa, che è un percorso non soltanto di sviluppo tecnico, ma anche di allineamento di visione e anche di fiducia, di trust tra due realtà che si sono conosciute e hanno allineato insieme le visioni. Ma è un punto di partenza, quindi un punto d'arrivo, ma un punto di partenza per una sfida epocale, perché Materagro deve diventare il fattore abilitante di quella agricoltura che verrà fatta oggi. Come diceva Enzo, non abbiamo più tempo, e quindi dal nostro punto di vista è un fattore abilitante di una rivoluzione che deve avvenire adesso e deve avvenire in un momento incredibilmente importante per il pianeta e per l'umanità, una sfida enorme che abbiamo di fronte, e quindi abbiamo una responsabilità importante. Abbiamo fatto un lavoro di tanti anni, oggi abbiamo dei prodotti, dei sistemi che sono pronti, e quindi è una sfida che ci permette di iniziare un percorso con la forza della conoscenza, e appunto la collaborazione con Coldiretti è un punto fondamentale. Però io, prima di entrare direttamente su Materagro, vorrei fare due riflessioni. La prima è perché è una sfida epocale quella che abbiamo di fronte e perché è così importante l'accelerazione. Ecco, nel 1972, ricordiamo appunto The Limits of Growth, to Growth del Club of Rome, pubblicati nel 1972, in cui era chiarissimo a chi aveva scritto questo rapporto che le risorse erano finite. E allora l'Earth Overshoot Day, cioè la data a cui le risorse del pianeta vengono esaurite, era il 10 dicembre, quindi arrivava quasi a fine anno. Avevamo 3,5 miliardi di persone sul pianeta, 332 ppm di CO2 nell'atmosfera. Nel 2021 siamo al 29 luglio come Overshoot Day, lo scorso anno eravamo al 22 agosto, quindi stiamo
mangiando risorse sempre più rapidamente, 7,6 miliardi di persone, 410 ppm di CO2, che è il picco più alto in 2 milioni di anni. Non solo, ma al 2050, se continueremo così, la situazione sarà veramente drammatica dal punto di vista climatico, dal punto di vista della scarsità delle risorse. E questo è il tema, la scarsità di materia prima sarà l'enorme problema dei prossimi anni. Questo con la crescita della domanda, con il problema che abbiamo del cambiamento climatico che avanza, ovviamente con i problemi legati alla devastazione delle risorse naturali. E in tutto questo è fondamentale il ruolo del suolo. Quindi invece il suolo è in una situazione piuttosto complessa in tutto il pianeta. In Europa non esiste una direttiva suolo. Qui riporto dei dati che sono del Mission Soil Health and Food dell'Unione Europea, di cui io peraltro faccio parte, dove si vedono, non voglio andare nel dettaglio dei numeri, voglio solo dire che i costi per l'Europa del degrado del suolo sono 50 miliardi l'anno. Questo è un tema fondamentale e abbiamo soltanto il 2030 come anno in cui dobbiamo mettere in campo tutte le nostre modifiche e le nostre accelerazioni, perché il 2030 è il Green Deal, ha degli obiettivi importanti al 2030, l'accordo di Parigi pure. Quindi se per 50 anni non siamo riusciti a capire cosa stava succedendo, immaginiamo cosa succede, che sforzo dobbiamo fare oggi per accelerare i nostri processi. E allora qui vedete una frase, la frase di Albert Einstein: non penso mai al futuro, arriva troppo presto. Cioè noi siamo già nel futuro. Giustamente stanno osservando la macchina. Quindi il concetto è, la sfida che noi abbiamo di fronte è appunto di accelerare. Materagro è un elemento per poter accelerare in che cosa? Nel settore della bioeconomia. La bioeconomia è un metasettore, è un settore che ha dentro l'agricoltura, l'agroindustria, le foreste, la chimica verde, i rifiuti organici, praticamente tutto ciò che è organico nel sistema. È un settore resiliente. Negli ultimi 10 anni ha registrato un incremento sia in termini assoluti che percentuali rispetto al totale dell'economia italiana, ha dei record, è terza come fatturato in Europa, seconda per la ricerca e innovazione, prima in Europa per ricchezza di biodiversità e per prodotti DOP, IGP, eccetera, e prima in Europa sul rifiuto organico. Il rifiuto alimentare è 47% mediamente in Italia, 16% medio in Europa. L'agricoltura italiana è tra le più sostenibili, quindi 30 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti, contro la Francia 76 milioni, il Regno Unito 41, Spagna 39. 20% in meno di pesticidi dal 2011 al 2018, Germania e Francia hanno aumentato questo livello. Insomma, il concetto è che partiamo da una base interessante per l'Italia, ma in questo processo di transizione verso l'economia circolare a basse emissioni, noi dobbiamo immaginare la bioeconomia come rigenerazione territoriale, come interconnessione tra settori diversi e come con al centro la salute del suolo. Ecco, su questi temi che cosa può fare Materagro? Questo è il vero tema. Allora, innanzitutto due parole sul come siamo arrivati qua, perché oggi Coldiretti e Novamont stanno cercando di fare questa cosa insieme. Novamont nasce molti anni fa con un processo di innovazione che è partito nel 1990 con una serie di tecnologie innovative della chimica verde, con l'idea di rigenerare siti deindustrializzati, di avere materie prime rinnovabili ma sostenibili, e di fare prodotti che non affoghino il mondo ma risolvano i problemi dell'inquinamento di acqua e suolo. Questa era la logica, è un processo che ha portato in Italia una serie di impianti primi al mondo, una serie di materie prime e di prodotti che l'Europa ha grazie al lavoro che abbiamo svolto, e nello stesso tempo è partita un'integrazione, un lavoro comune, parte nel 2004 con Coldiretti. E questi tipi di prodotti, i problemi della coltivazione delle materie prime, quindi le oleaginose in particolare, hanno portato a una serie di accordi e di collaborazioni, di sperimentazioni sul campo, che ci hanno fatto toccare con mano problematiche interessanti e ci hanno permesso di sviluppare e fare prodotti ad hoc per i diversi problemi, mettendo sempre al centro salute del suolo, efficienza delle risorse e accelerazione di questo processo di innovazione incrementale indotta, che deve portare tutti noi ad un altro tipo di sistema, più trasformativo, più rigenerativo. E qui nasce il Materagro.
Materagro, come vedete, abbiamo utilizzato un simbolo che secondo noi, al di là del bello o brutto dell'immagine, mette insieme quello che vogliamo veramente fare. Chimica, bio-based, agricoltura diventano una cosa sola, sono due facce della stessa medaglia. È un'innovazione continua, è un processo che io chiamo di innovazione incrementale indotta, perché partiamo da prodotti molto innovativi, ma su campo impariamo insieme e creiamo nuove attività insieme. Quindi non è una cosa, non è più da una parte la chimica. La chimica qui ho chiamato bio-based, ma per usare una parola che piace a Enzo Gismondo, la chimica leggera. E quindi la chimica leggera e l'agricoltura diventano appunto integrate insieme e costruiscono innovazione continua. E quindi partiamo da una base molto innovativa, ma non sappiamo dove arriveremo. E arriveremo tanto più in là quanto alte sono le nostre aspirazioni e quanto più alti sono i nostri target. E non c'è limite a questo tipo di innovazione. E noi dobbiamo affrontarlo con coraggio, perché questo è il momento del coraggio, con determinazione, con fatica, perché la fatica è una cosa bella, è non stare nella comfort zone, ma andare oltre, e questo è il dovere che una società come questa deve mettere in campo, perché non è soltanto una società, è un dimostratore, è qualcosa di molto più avanti rispetto a semplicemente un'impresa. Noi siamo molto più in là con Coldiretti, e questo è lo spirito che a noi piace di Coldiretti, e quello che mettiamo dentro, quest'anima è dentro Materagro. Bene. Che tipi di prodotti abbiamo? Allora, qui abbiamo una serie di prodotti che altri non hanno, che possiamo utilizzare sul nostro Made in Italy, sulle nostre filiere agroalimentari, per ragionare in maniera del tutto innovativa, creando dei sistemi integrati, utilizzando i frutti della chimica verde da un lato, l'agricoltura più green al mondo, con prodotti ad alto valore, con un territorio che è il più alto di biodiversità a livello europeo e uno dei più interessanti dal punto di vista internazionale, ma dobbiamo ricordarci che siamo sul fronte del cambiamento climatico. E quindi, fronte del cambiamento climatico, l'Italia è impattata da questo, quindi dobbiamo diventare resilienti e proteggere la nostra ricchezza, facendo crescere la resilienza dei nostri territori. Per fare questo ci sono teli di pacciamatura biodegradabili e compostabili, poi vediamo più in dettaglio che cosa significa, dei fitosanitari che finalmente sono pronti per arrivare sul campo con caratteristiche molto interessanti dal punto di vista dell'efficienza, cioè dopo anni di sperimentazione oggi sappiamo che questi prodotti funzionano per davvero su una serie di colture. Biolubrificanti, perché i lubrificanti che noi utilizziamo ogni giorno rimangono in suolo e si accumulano nel tempo, rovinando la nostra fertilità dei suoli. Quindi è un dovere cercare di lavorare per fare in modo di avere macchine che non lascino sui nostri suoli oli che poi si accumulano e distruggono la diversità. Filiere agricole per le aridocolture, per terreni marginali, per fare in modo che i suoli possano essere rigenerati, inquinati, desertificati, eccetera, con instabilità idrogeologica. Queste colture, alcune di queste diciamo pluriennali, riescono a dare questo tipo di possibilità, trasformando che cosa? Delle periferie del mondo agricolo in centri pulsanti di innovazione. Fattoria sperimentale delle aridocolture per mettere a sistema tutte le innovazioni sia della parte agricola che agroalimentare che delle bioraffinerie per fare qualcosa di unico in questa direzione. Come funziona il meccanismo? Molto brevemente, il meccanismo è bioraffinerie e ricerca e innovazione della chimica leggera o chimica verde che creano una serie di prodotti che poi Materagro trasforma in prodotti e soluzioni per l'agricoltore, che sono quelli che abbiamo detto fino ad ora, passano attraverso la distribuzione e CAI e arrivano fino all'agricoltore. Insieme agli agricoltori lavoriamo per fare che cosa? Innovazione sulle varie colture e le varie filiere, ma con la conoscenza che riusciamo a creare insieme si hanno tutta una serie di stimoli per tornare indietro alla bioraffinerie, per studiare come si comportano i suoli, per fare carbon farming, per lavorare a riportare anche sul suolo materia organica dalle città, per dare opportunità a centri di ricerca, start-up, industrie e comunità di lavorare insieme su questi laboratori territoriali. Quali sono gli output? Gli output sono importanti perché da qui possono arrivare protocolli agronomici, key performance indicators particolari,
C'è bisogno di monitoraggio, perché noi possiamo dire che faremo grandi cose, ma dobbiamo dimostrarlo. E dobbiamo avere i mezzi per dimostrare quello che veramente siamo in grado di fare, eventualmente cambiare il corso delle nostre sperimentazioni se le cose non funzionano. Misurare gli impatti ambientali, ma anche economici, ma anche sociali delle comunità, e dobbiamo contrastare lo spreco idrico, la desertificazione, l'erosione e così via. Quindi il concetto è proprio questo concetto di innovazione incrementale indotta che ci permette di evolvere. Brevemente, i teli di pacciamatura che cosa fanno? I teli sono di plastica normale, evitano le infestanti, e questo è il primo, evitando anche gli erbicidi, permettono il risparmio di acqua, permettono il contrasto dell'erosione dei suoli. Qual è il loro problema? Il problema è di rilasciare pezzi di plastica nel suolo, quindi contaminando il suolo e rischiando di accumularlo. È molto difficile riciclare questi prodotti e non solo, ma nel momento in cui asportiamo il film, asportiamo anche suolo. I film biodegradabili permettono di fare tutto quello che i film plastici tradizionali fanno, ma in più non evitano appunto che rimanga plastica nel suolo, e non solo, ma non devono essere rimossi, e quindi evitano di erodere il suolo nel momento in cui appunto finisce l'utilizzo del prodotto. Quindi sono degli elementi importanti in questa direzione. Dove possono andare? Possono andare in sostituzione delle plastiche tradizionali, laddove esistono già colture pacciamate, ma esiste una grandissima opportunità di sviluppo anche al di fuori di queste aree, laddove ci sono una serie di coltivazioni che avrebbero grande vantaggio a utilizzare la pacciamatura. Questo significa usare molto meno erbicidi, ridurre gli input di coltivazione, ridurre l'uso dell'acqua e aumentare fertilità, diminuire il consumo di suolo e evitare il dissesto idrogeologico e l'impermeabilizzazione. Per quanto riguarda i fitosanitari, qui l'innovazione è molto forte, perché in pratica quello che è possibile fare è di avere dei prodotti che oggi, sia per il principio attivo acido pelargonico fatto con un processo sviluppato e messo a punto in Italia da noi e sviluppato appunto in una bioraffineria in Sardegna, e da fonte vegetale, prodotto da fonte vegetale, ma abbiamo formulato questi prodotti in modo tale che abbiano un'altissima concentrazione di principio attivo e siano veramente efficaci in una serie di attività, in particolare per togliere le infestanti in piante annuali e perennali, in aree pubbliche, in vigneti, in frutteti e molto altro, nel contrasto della crescita delle gemme ascellari del tabacco, che è un altro tema importante, nell'essiccamento pre-raccolta della patata, nel diradamento della fioritura delle pomace. Quindi è rapidamente biodegradabile questo prodotto, quindi non si accumula, è pochissimo solubile in acqua, e non genera residui nel terreno di nessuna natura, e non è un sistemico e quindi non entra nelle piante, non agisce sulla germinazione dei semi, non intacca il sistema, l'apparato radicale, e quindi mantiene la biodiversità di queste piante preservando anche dall'erosione. Quindi un prodotto estremamente interessante. Il contesto legislativo è interessante, perché ricordiamo, nell'ambito del Green New Deal esiste il Farm to Fork, esistono altri tipi di soluzioni, e il Farm to Fork parla di ridurre del 50% l'utilizzo di agrofarmaci più pericolosi per l'uomo e raggiungere il 25% di agricoltura biologica. E il controllo delle malerbe rappresenta una delle principali limitazioni in termini di efficienza produttiva del sistema agricolo. Quindi il concetto è oggi, per il controllo delle malerbe, il metodo in agricoltura biologica e soprattutto metodi fisici, ad esempio il piro di serbo e la meccanizzazione. In alcuni casi è ammesso in questo momento l'uso di prodotti chimici naturali, non di sintesi, ma ha bisogno di un processo particolare. Quali sono le opportunità? Due, agricoltura biologica. In Australia e in Brasile già è possibile utilizzare pelargonico da fonte vegetale, addirittura in Australia proprio il prodotto italiano, per agricoltura biologica, e questa sarebbe una grande opportunità anche per il nostro settore, per poter andare a quel 25% che il Farm to Fork chiede, ma anche la riduzione delle sostanze attive che non siano a basso rischio. Questo, il pelargonico è un prodotto già dichiarato a basso rischio,
sta in riautorizzazione con questa logica e quindi può essere anche qui un ambito in cui questi prodotti possono espandersi in maniera importante. Un caso studio di quest'anno è stato sul tabacco, i risultati che abbiamo ottenuto sono importanti, un aumento della produttività molto significativo, un'anticipazione della coltura di 2 settimane, controllo delle malerbe senza erbicida, una riduzione significativa dei volumi idrici di irrigazione. E anche una riduzione d'azoto peraltro, quindi funziona molto, in modo molto interessante la combinazione delle soluzioni. I biolubrificanti funzionano molto bene dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della sicurezza, perché non esplodono, hanno un punto di infiammabilità a 280 gradi e sono viscosi e lavorano meglio con le pompe e quindi consumano meno carburante. E poi la filiera invece agricola integrata delle aridocolture, in particolare cardo, cartamo e altre colture di questo tipo, qui abbiamo delle filiere integrate dove possiamo avere una serie interessantissima di prodotti e tutto questo lavoro si basa su un progetto europeo, il primo flagship a livello europeo che abbiamo vinto, che è il First to Run, da cui è uscita tutta una sperimentazione che dimostra che queste filiere possono dare un impatto ambientale in termini di CO2 e in termini di energia meno 63%, meno 46%. La fattoria sperimentale che andremo a realizzare prenderà questi risultati e cercherà appunto di rivitalizzare i terreni, di fare training di agricoltori e agronomi proprio sulla fattoria sperimentale. Concludendo, tutto questo è un processo di innovazione incrementale indotta, come capite, e noi abbiamo inserito l'immagine di Materagro all'interno di un circuito di cui fanno parte tutte le strategie e le policies del Green Deal, le 5 mission europee, tutto il lavoro di innovazione incrementale indotta che stiamo facendo su Materagro a partire dalle innovazioni fatte, tutto questo per fare di più con meno, in modo tale da aumentare appunto le aspirazioni e i target. Concludendo con una frase di Andy Warhol, credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare. Grazie. Grazie Katia per la spiegazione molto esaustiva e molto anche didascale che ci ha permesso di entrare e anche per la passione ovviamente che metti in quello che stai facendo, in tutte le cose che fai, partendo da un dato drammatico, perché la prima slide mi sembra la prima che dava il senso di come purtroppo stia evolvendo il cambiamento climatico, ovviamente è drammatico e ci deve richiamare tutti. Mi permetto solo di fare una battuta, fatemelo fare anche in un altro ruolo che ho. La cosa bella di Materagro, che non è una cosa che parte oggi, perché di fatto siamo già partiti nella distribuzione dei primi prodotti con CAI, quindi è già una cosa in itinere, non stiamo raccontando un libro dei sogni, ma stiamo raccontando una cosa che deve crescere. E in questo senso vorrei dare la parola ovviamente al nostro Presidente, proprio partendo da come questo progetto entra nel meccanismo di transizione ecologica, cioè Coldiretti ha un'azione politica fortissima nel meccanismo di transizione ecologica, come questo progetto ci entra e come vuole svilupparla. Grazie Gianluca, grazie a ognuno di voi per aver partecipato a questo incontro per noi di fondamentale importanza. Grazie a Katia Bastioli per tutto quello che ha fatto insieme a noi in questi anni, e essendo lei sicuramente una delle ricercatrici che il mondo ci invidia. Ma permettetemi di ringraziare anche tutti quelli che sono i suoi collaboratori, che in modo puntuale e attento hanno lavorato insieme a noi nel fare tutte le analisi più puntuali che dovevano essere fatte su tutte le filiere produttive. E oggi possiamo presentare sicuramente il frutto di un lavoro straordinario che pone l'Italia esattamente dove era negli anni 60. Sulla chimica leggera, il punto di riferimento a livello mondiale, oggi noi possiamo dire che grazie a Materagro l'Italia ritorna ad essere protagonista insieme a Novamont a livello mondiale rispetto a quelle che sono le sfide che ci devono appartenere. Ci tengo anche a sottolineare, giustamente Gianluca sottolineava la questione legata al piano di transizione ecologica, al PNRR, in termini di opportunità e anche di utilizzo delle risorse. E noi con molta forza diciamo che per quanto ci riguarda
la transizione di carattere ecologico non può vedere la copertura del suolo agricolo con pannelli fotovoltaici, perché questo di transizione ecologica non ha assolutamente niente. Rispetto a quelli che sono i dati che precedentemente abbiamo visto, non è una mera strumentalizzazione o focalizzarci su un qualcosa che non ci piace, ma è guardare con visione strategica ciò che il mondo ci richiederà. E il mondo ci richiederà cibo, perché che ci piaccia oppure no, nonostante l'Italia è un paese che a livello demografico tende ad invecchiare, ma la popolazione a livello mondiale nei prossimi anni aumenterà. E per avere sicurezza e certezze anche di tenuta di carattere sociale, la cosa più importante sarà garantire cibo alle popolazioni. E ancora una volta noi ragioniamo sul livello di carattere europeo. Tutti dicono che le nuove misure che l'Europa ci sta dando porteranno a una drastica diminuzione della capacità produttiva. Noi non crediamo questo. Noi pensiamo che se invece, ancora una volta, e ci spiace dover dire che nel piano nazionale oggi risorse dedicate alla ricerca non ce ne sono, e ancora una volta purtroppo sotto questo punto di vista l'Italia non capisce quanto sia fondamentale invece sostenere una ricerca che guarda a ciò che serve al paese, che serve al pianeta e che serve alle future generazioni. Ma ritornando sul tema, se noi saremo in grado di accompagnare iniziative come quelle che oggi abbiamo presentato e facendo sì che tutte queste opportunità siano in termini di disponibilità rispetto al lavoro delle imprese agricole italiane e del resto d'Europa, noi non avremo un problema nella diminuzione della capacità produttiva. Sta nel coraggio di cambiare alcuni meccanismi che alcuni gruppi di interesse invece vogliono lasciare esattamente come sono oggi. E sotto questo punto di vista c'è un altro tema che va sottolineato, che purtroppo non l'abbiamo ancora evidenziato con forza, che è il tema del consumo di suolo. A livello mondiale, nell'arco di una generazione, noi abbiamo consumato 93 milioni di ettari di superficie. A livello nazionale noi abbiamo bruciato negli ultimi 30 anni un terreno su 4. Un paese che non è autosufficiente nella capacità produttiva non può continuare a permettere che ci siano forme di speculazione legate al suolo e al consumo di suolo. Noi dobbiamo tutelare il suolo agricolo, dobbiamo guardare alla capacità che il nostro paese può offrire in termini di modello. A me piace dire che l'Italia oggi non solo è uno dei paesi più sostenibili, ma è il paese più sostenibile a livello mondiale, sono i dati a dircelo. In tutte le filiere produttive dobbiamo avere la capacità in appuntamenti importanti, come quello al quale oggi noi partecipiamo, che è il G20, di portare il nostro modello in termini di esempio rispetto all'agricoltura del futuro. E ancora per quanto riguarda una questione che insieme a Materagro noi cercheremo di esercitare, che è quella della conoscenza e non della improvvisazione. Noi viviamo di improvvisazione. Tante volte parliamo di cose senza conoscerle, senza approfondirle, e questo è il male peggiore. Non a caso, ancora oggi, noi stiamo producendo, ritorno sul tema iniziale, un meccanismo legato alla sostenibilità, magari nell'utilizzo di pannelli fotovoltaici a terra, che porteranno a un'ulteriore riduzione della capacità produttiva che il nostro paese ha, essendo il nostro paese non autosufficiente in tante filiere. Il paradosso è sottrarre altro suolo per fare un qualcosa che sicuramente non ci serve. Siamo contrari al tema dei pannelli fotovoltaici? No. Per quanto ci riguarda, i pannelli fotovoltaici vanno sulle coperture, non vanno e non devono essere utilizzati, ripeto, per quanto riguarda la sottrazione di suolo agricolo. Materagro è una scommessa, è un'opportunità, e la nostra capacità è stata quella di creare un meccanismo per il quale tutte le sperimentazioni che Katia Bastioli prima ha raccontato le abbiamo fatte dalle grandissime aziende come Bonifiche Ferraresi, e permettetemi un ringraziamento nei confronti di questa realtà che è diventato lab nel quale noi andiamo a sviluppare tutta la ricerca che dovrà ricadere, e vogliamo essere altrettanto chiari, su tutte le imprese agricole, indipendentemente dalle dimensioni, perché l'errore più grosso che noi potremmo commettere è di pensare, come qualcuno oggi ci propone,
che le uniche aziende agricole che dovranno sopravvivere sono quelle di grandi dimensioni. La storia dell'Italia è fatta dalle piccole aziende agricole, dalle medie aziende agricole e anche dalle grandi aziende agricole, ma senza che vi siano favoritismi o distinzioni nel saper fare o nel poter fare rispetto a una capacità che deve ricadere, come abbiamo detto, su ogni imprenditore. L'impegno di Coldiretti sarà continuo e costante al fianco della ricerca italiana, al fianco di Novamont, perché riteniamo che lo sforzo più grande che noi dobbiamo poter esercitare è il messaggio che Papa Francesco ci ha dato a Expo 2015. Noi dobbiamo conservare il suolo agricolo non solo per noi stessi, ma guardando alle future generazioni. Oggi io voglio ringraziare i giovani della Coldiretti che ci hanno accompagnato in questa mattinata, perché tutti i nostri sforzi devono essere dedicati a loro in termini di sostenibilità, di nuovi processi di produzione, ma permettetemi, anche legati a una giusta reddittualità che deve riguardare il lavoro dei nostri agricoltori. Senza una giusta reddittualità, purtroppo noi rallenteremo qualsiasi processo produttivo che invece, come dicevo, ci deve vedere assolutamente protagonisti. Grazie. Grazie. Grazie Presidente. Io mi permetto solo di fare una battuta, che penso che sia stato il modo migliore per aprire il G20 presentando una cosa e delle idee che sono già concrete, che diventano forza. Ringrazio tutti voi che avete partecipato, adesso c'è la possibilità ovviamente per qualche giornalista di fermarsi con Katia e col Presidente, ringrazio il Segretario Generale Gesmundo, Katia Bastioli, Ettore Prandini e tutti voi vi auguro una buona visita al villaggio di Coldiretti. Grazie.